When the beat drops out. Grazie e bentornati qui sul canale con l'undicesimo episodio della Minecraft Ita. Oggi ragazzi abbiamo un progetto da fare, in realtà sono due. Adesso vi andrò a spiegare tutto quello che faremo in questo episodio. Prima di tutto, come potete vedere nell'inventario, ho 12 libri, eccoli qua. Ecco qua, 12 libri ragazzi, me li sono fatti perché off camera ho completato, diciamo, l'enchanting table, la zona enchant. Come potete vedere ho modificato anche un bel po' questa parte, ho messo, diciamo, i lassi di legno qua giù e poi qua ho fatto un lavoro. Non so se vi piacerà, comunque a me piace. Ho messo gli scalini qua, ho anche sbagliato, dovrò correggere dopo, magari se non ascia, ok, spacchiamo a mano. Comunque, come potete vedere, ho messo, diciamo, gli scalini di pietra e anche, diciamo, il legno come pavimento. Come potete vedere è carino, perché qua, come vi avevo già detto, ci verrà la nostra amatissima miniera. Verrà fatta di 3, nel senso, larga 3 e alta 4, mi sembra, 5, non lo so. Comunque, ragazzi, siamo qua per fare una missione. Allora, come potete vedere, ho 12 libri. La missione di oggi è trovare assolutamente fortuna. Abbiamo 7 possibilità. Quindi mettiamo il nostro lapislazzoli, sperando che ci venga fortuna. Ok, respirazione, distruttibilità, protezione. Quindi questo non va bene. Qua abbiamo respirazione, distruttibilità, protezione. Ah, ok, per forza. E allora, vabbè, abbiamo la prima possibilità che va. Quindi potenza... potenza 4. Questo andrebbe bene in un arco. Va bene, vediamo un po' questo qua. Ah, impatto 1. In contraccolpo e contraccolpo. Proviamo passo anfibio. Questo è utile sott'acqua. Contraccolpo, efficienza e potenza. Oddio, efficienza potrebbe essere utile. Proverei con... anzi no, fatemi vedere un secondo, perché magari incendiando direttamente il picco. Ci provo. Per favore. Indistruttibilità 3. E niente, è andata male purtroppo. È andata male. Quindi la missione di oggi, ragazzi, doveva essere quella di andare nel Nether a, diciamo, trovare un bel po' di quarzo. Perché come vi ho detto, dovevamo assolutamente fare questi archi qua da, appunto, per bellezza, per il portale del Nether. Però, non lo so, prima preferirei trovare appunto il piccone con fortuna. Cosa facciamo allora? Allora, prima di tutto vorrei andare un secondo qua in casa a vedere che risorse ho, perché mi sembra che io a risorse sia messo un po' maluccio, nel senso che non ne ho per così tantissime. Allora, ci serve intanto del cibo, perché abbiamo sì cibo... ah, cibo ce l'abbiamo, cazzo dico. Potremmo andare in miniera, perché io vi ricordo che dobbiamo assolutamente trovare un mob spawner. Ne abbiamo già trovato uno di ragni che non vi ho mai fatto vedere, ma essenzialmente non ho voglia di andare a vedere le coordinate. A noi ce ne serve assolutamente uno di scheletri. Quindi ragazzi, la missione di oggi è quella di trovare, speriamo, perché veramente ragazzi è una roba incredibile. Intanto devo andare a prendere un'ascia per prendere del legno per farci le torce, perché veramente lo spawner di scheletri è tipo importantissimo. Dovremmo assolutamente trovarlo. Ok, abbiamo un'ascia, mi sa di no, vabbè, ce la facciamo. Ok, e il legno ce l'abbiamo, sì, ne abbiamo 4 pezzi. Perfetto, abbiamo la nostra ascia. Andiamo a prenderci un po' di legno, come ho detto, con cui farci appunto le torce. E dopodiché andremo in miniera. Ovviamente non andremo in miniera per cercare i minerali, sì, anche quelli. Però soprattutto, ragazzi, bisogna trovare un fottutissimo spawner di scheletri. Scheletri ovviamente sarebbe preferibile. Poi se lo troviamo di zombie comunque sarebbe utile per appunto l'enchant, nel senso per l'esperienza. Quindi ragazzi, speriamo di trovare qualche cosa. Allora facciamoci un po' di torce. Ne facciamo... boh, basteranno? Quante me ne vengono? Una stacca e... sì, ma sì che bastano. Ok, questa la mettiamo qua. Non mi ricordavo come si faceva, scusatemi. E direi di andare appunto in miniera. Dove andiamo in miniera? Dove possiamo andare? In una miniera già pronta, possibilmente. Le miniere già pronte purtroppo scarseggiano, come ben sapete. Quindi la mia idea è la seguente. Vado un po' in qua e poi comincio a scavare giù, perché ragazzi, devo trovare assolutamente un dungeon o qualcosa. Però aspettate un secondo. Perché io off camera, mentre tornavo a casa, ragazzi, ho trovato una piramide nel deserto, un'altra. Quindi ragazzi, faccio così, mi vado a prendere le coordinate con cui ho fatto lo screenshot e poi magari ve le metto anche in grafica. One second. Ok ragazzi, sono tornato. Allora, ora vedrete in grafica la, diciamo, le coordinate della piramide che ho trovato, che dovrebbero essere a 286-119, quindi
286 è in qua. Quindi mi vado verso la piramide e appena arrivo, ragazzi, riavvio la registrazione. Poi, ragazzi, io sono un coglione perché avevo un cavallo e non l'ho utilizzato. Quindi sono un bel coglione. Potevo utilizzare il cavallo, ma dettagli, dettagli. Ok, ragazzi, nuovo aggiornamento. Sono un doppio coglione perché non ho portato nemmeno... Ah, sì, ce l'ho il letto, che culo. E comunque dovremmo quasi esserci, dovrebbe essere 286... Quindi mancano 100 blocchi meno 119. Quindi dovrebbe essere là. Se i miei calcoli non sono sbagliati, il che è molto probabile, dovrebbe essere esattamente là. E intanto dormiamo. Incredibilmente ci sono dei... Sono dei mostri? Ma dove? Dormiamo qua. Forse qua mi fa dormire. Esatto. Quindi dormiamo e poi continuiamo la ricerca. Buongiorno. Allora, il problema è questo, che io non riesco a trovare la piramide. E io mi ricordo che era... Eccola. Eccola qua, signori. È un po' sotterrata in effetti. Però è nuova, non l'abbiamo mai esplorata. Quindi questo è il momento giusto per esplorare questa piramide. Ok, scendiamo. Stando attenti perché potrebbero esserci assolutamente dei mob. E stando attento che neanche un blocco vada lì sopra, perché sennò, come ben sapete, esplode tutto e moriamo. Aspettate però, stiamo attenti che ci potrebbero essere anche le cestrapole. Ok, allora, non male, quindi butto questo. Ossa, non male per niente. Abbiamo delle cordicelle che si servono. Polvere da sparo, me la prendo. Vediamo quella. Diamanti, mela d'oro. Bardatura per cavallo di diamante, quindi meglio ancora. Cosa buttiamo? Questa sabbia e la cosa prendiamo. Di qua abbiamo due selle? What the fuck, che culo? Mamma mia, due selle. Questo è un bel casino perché devo buttare la carne a sto punto. Ancora smeraldo, quindi abbiamo... Quattro smeraldi, perché? Ok, mi raggruppameli. Due mele e l'oro sì. Risaliamo e vediamo se riusciamo a trovare una maledettissima grotta. Ok, siamo usciti. Adesso bisogna trovare una grotta per andare giù. Ok, questa qua sembrerebbe buona. Di qua finirà, probabilmente sì, perché siamo sfigati, ma noi ci andremo lo stesso. Finisce. Vabbè, a questo punto io direi di andare qua sotto con questo piccone indistruttibilità 3. Magari ci servirebbe un'efficienza in questo piccone. Probabilmente cercherò di trovarlo in un libro. Mi sono portato tutti dietro, ma io sono imbecille. Ma io sono imbecille, mi sono portato tutto dietro, vero? Che palle, ma perché sono così ignorante? Vabbè, scriviamo un po' qua sotto per vedere se troviamo una grotta. Speriamo. Ok, ragazzi, siamo ufficialmente sfortunati. Perché? Perché come potete vedere in cima a sinistra, siamo a livello di 16 in questo momento. E non ho trovato nemmeno una grotta. Il che veramente mi fa letteralmente girare le scatole. Perché in questa serie non riesco assolutamente a trovare nemmeno una grotta. Quindi a questo punto direi di... Però io sento degli zombie. Ok, ho trovato questo, diciamo, buco nel terreno. Spero che sia una grotta buona. Sembrerebbe di sì. Questa è buona, non è vero. È già finita. Ma se... No, se scherzo. No, ma dai, non è possibile. C'è un'altra possibilità. Ok, signor zombie, muoia adesso. E di qua no, io spero continui. Vi prego, vi supplico. Fai il giro. No, stai scherzando. No, ma ma è una merda. Ma aia, ok, no. Forse continuo qua sotto. È un po' un rischio perché potrebbe finire. O forse no. O forse no. Vediamo un po'. Vi prego, non finire. Ok, va bene, continua. Abbiamo avuto abbastanza fortuna adesso. Ok, mettiamo un bel po' di torce perché non vedrete una sega se no. Quindi la missione, ripeto, è quella di trovare uno spawner. Uno spawner di qualsiasi cosa eccetto ragni. Perché i ragni mi fanno letteralmente girare i coglioni. Quindi eviterei appunto di trovare uno spawner di ragni. Ma anche se non troviamo degli spawner, i diamanti. Ok, andiamo di qua. Io ho sentito un botto di mob prima. Signor Minizo, madonna, quanto fanno paura quando arrivano. Venga, vieni santo di merda. Vieni stronzo. Ti uccido alla famiglia. Fermi tutti. Fermi tutti. Fermi tutti. L'ho trovato. È uno spawner. Non è vero, è la grotta di prima. Vabbè, a questo punto, ragazzi, questo episodio si tratterà principalmente di esplorazione. Perché non abbiamo trovato niente alla fine, nemmeno una grotta. Ora andiamo un po' in esplorazione. Magari se troviamo qualche altro chunk farebbe molto piacere. Qua tanto spacco tutto. Perfetto. Oh, what? Salve! Salve! Come va? Ok, qualcosa di interessante l'abbiamo trovato praticamente, perché...
Qua c'è una grotticina, non grandissima, speriamo vada giù. E continua, ti prego, dai, non ci credo, no ragazzi. C'è la sfiga delle grotte, cioè, veramente. Ragazzi, non troviamo una grotta buona. Io non ho, credo di non aver mai visto una roba del genere. Cioè, veramente, non riusciamo a trovare una grotta buona. E adesso cosa facciamo? Scaviamo giù a cazzo, come sempre. Cosa, che livello siamo? Livello 8? Mamma, porca troia, siamo lontanissimi. A questo punto non mi rimane magari che seguire questa pozza di lava e magari ci porterà, non lo so, almeno di diamanti. Una piccola, diciamo, una piccola, come si chiama? Gioia. Speriamo, ma non penso. Qua ho paura di cascare tantissimo proprio. Però mi sa che non è questo il caso, nel senso, possiamo trovare dei diamanti adesso, quello è vero. Però con la sfortuna che abbiamo, non lo so ragazzi, veramente, oggi proprio delusione totale. Lo chiamerò così il video, delusione totale. E niente ragazzi, è proprio delusione, veramente ragazzi. Scusatemi se questo episodio è stato un po' così, ma non so cosa sia successo ragazzi. Perché sono partito col presupposto di veramente cercare una grotta per andare a vedere se troviamo uno spawner. Ma veramente ragazzi, non so cosa sia successo, cioè non abbiamo trovato nulla. Io ragazzi vi giuro, è un'ora e passa che sto cercando una grotta. Andando qua c'è altra lava. È un'ora che cerco una grotta ed è un'ora che non trovo assolutamente nulla ragazzi, proprio nulla. Non so ragazzi, veramente scusatemi se questo episodio è stato un po' così. Nel prossimo ovviamente ci rifaremo, magari lo farò un pochino più lungo per, diciamo, scusarmi di questo episodio. E niente, se non troviamo un diamante adesso, io direi che possiamo anche concludere. Non abbiamo fatto niente, nel senso abbiamo visitato una piramide e basta. E niente, comunque ragazzi, per questo episodio è tutto. Io spero che vi sia piaciuto, anche se, vabbè, non abbiamo fatto moltissimo. Se così lasciate un bel mi piace, un commento qua sotto. Noi ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video e con una nuova live streaming. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non ancora non l'avete fatto. Vi ricordo che domani, a partire dalle 3, credo, o forse 2 e mezza, anzi, a partire dalle 14:30, saremo in live qua sul nostro canale YouTube. Guarda, Matangelo, è tutto? Bella.